detto che anche recentemente qui in zona c'è stato un anziano morto, ma qui sicuramente questa povera donna non si sognava nemmeno di morire di tetano. Però ai medici che l'hanno avuta in cura doveva venire in mente, per cui dovevano proporgli la vaccinazione. E questa donna sicuramente avrebbe accettato di farla. È chiaro? Ora, se non gli è stata nemmeno offerta, questa è una grave responsabilità. Perché la vaccinazione deve essere offerta a tutti, liberamente. Poi uno sceglie se parla o non parla e si assume le sue responsabilità. E sono convinto che un'anziana, poveretta, avrebbe accettato di farla sicuramente. E da lui probabilmente sarebbe ancora viva. Le vaccinazioni sotto il profilo legale. E qui il discorso è importantissimo, perché si vuole trasformare 4 vaccinazioni obbligatorie in 12. Bene, noi dobbiamo fare una battaglia, ma non solo noi che siamo in tanti qua, ma anche con tutti quelli che non ci sono. Poi domani dovete a casa vostra, sul lavoro, quando chiacchierate con gli amici, intanto che i bambini giocano, eccetera, eccetera, dovete portare questi discorsi. La gente deve rendersi conto che le scelte devono essere libere scelte, non imposizioni. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, nel 2014 all'Italia è stato attribuito il ruolo di capofila nelle strategie vaccinali di 40 paesi del mondo ed è stata avviata una campagna vaccinale intensissima. A questo punto si trattava, loro lo sapevano, noi no, io no, di portare le vaccinazioni in modo assurdo e ingiustificabile, le vaccinazioni obbligatorie, da 4 a 12. Poi bisognava colpire quelli che invece sostenevano che dovevano essere tolti anche quei 4 vaccini obbligatori. È chiaro? E per cui hanno cominciato a colpire me, Gava, e probabilmente colpire la famiglia. Qui c'è il ricatto ai genitori di bambini non vaccinati, eccetera.